Perché a un bimbo di 12 anni, se gli dici che se fai queste cose è un glitch che la Epic Games ancora non ha scoperto e devi fare così 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 e riceverai 70 miliardi di V-Bucks, il bambino idiota, sbirulino, tanica di sapone, mandrillo, finocchio, ci crede, ci crede! Io questo video non lo volevo fare, non lo volevo fare proprio per niente. La falsità di Aiden parte 3. Scusate se uno si incazza, ma è la parte 3, sa, uno dopo due parti capisce che bisogna smetterla con le robe fake. Ma andiamo con ordine. Per chi di voi non lo conoscesse, tantissimo tempo fa ho fatto questo video contro questo youtuber super fake, ma super super fake, chiamato Aiden433, che faceva video per i V-Bucks gratis, per le skin gratis, per come ottenere questo e quello gratis. Da lui tutto gratis. Eppure nessuno si chiedeva mai come mai lui non ci avesse tutte le skin che prometteva di avere gratis agli altri. Ma a parte questo, io ci avevo fatto proprio dei video contro, perché a me stanno sul cavolo le persone che truffano le altre persone in questo modo. Io odio la falsità di questo tipo, perché è un tipo di falsità che danneggia gli altri, perché danneggia tutti quei bambini che effettivamente ci credono a queste cose e poi vanno in giro a dire: adesso io andrò in questo posto e picconerò un attimo di qua e di là, poi uscirò dalla lobby, premerò due pulsanti e riceverò le skin gratis. Perché alla fine è quello che diceva Aiden, tipo: ragazzi, andate in questo posto, picconate due muretti, fate veloci, mi raccomando. Una volta che avete finito, uscite dalla lobby, premete cerchio X e poi riceverete 100 miliardi di V-Bucks. C'erano così i video e c'era gente che gli credeva, altro che. E perché mi dà fastidio questa roba? Perché, ripeto, poi ci sono bambini che veramente credono a queste cose, veramente credono che esistono V-Bucks e credono che veramente esistano glitch per fare i V-Bucks gratis, cosa che invece così non è. Al che io, siccome molto tempo prima avevo fatto dei video contro Farris che facevano le stesse cose, praticamente stessa roba, identica, ho detto: qua è il momento di fare un video. Anche perché questi video qua non è che me li inventavo io di testa mia. Venivate voi a scrivermi: ehi, ma guarda che c'è uno youtuber che fa video fake, bla bla bla. E io andavo a valutare se effettivamente c'era, valeva la pena, perché veramente danneggiava le persone oppure no. A volte qualcuno di voi viene a dirmi: ma guarda, i video di Bibo sono recitati, ma guarda, i video di Diego sono recitati. Sì, ma quello non fa male, quello non fa male alle persone. Quello è interessante, si chiama fiction. Il Grande Fratello è così, il collegio è così, è fighissimo, Temptation Island è così. Quelle sono fiction e a me piacciono, non vanno, non sono brutte, anzi anch'io mi butterò in quel mondo lì. Ma invece la falsità, quella del dire: se voi fate questo, 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 riceverete 100 miliardi di V-Bucks, questa è un'altra cosa. Perché a un bimbo di 12 anni, se gli dici che se fai queste cose è un glitch che la Epic Games ancora non ha scoperto e devi fare così 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 e riceverai 70 miliardi di V-Bucks, il bambino idiota, sbirulino, tanica di sapone, mandrillo, finocchio, ci crede, ci crede. E soprattutto queste persone guadagnavano come dei dannati dal supporto a un creatore. Perché io vi assicuro che Aiden, con 40.000 iscritti, siccome poi ci ho parlato, guadagnava più di me e tuttora io guadagno meno di lui da supporto a un creatore da quando guadagnava lui al tempo. Perché questo? Perché i bambini sono facilmente impressionabili. Quindi non solo faceva video fake che facevano credere i bambini chissà cosa, ma soprattutto danneggiava l'intera community di Fortnite accaparrandosi supportatori che non si meritava. Al che Octi ha fatto un video e lui, chiaramente, siccome non gli è bastata la mazzata presa dal primo video, ha cercato di spegnermi. E io ho fatto un video sul suo secondo video e l'ho distrutto, l'ho proprio distrutto, cioè l'ho cancellato dall'esistenza umana, come faccio anche con tutti quelli che non lasciano mi piace a questo video. No, seriamente, il mi piace è molto importante perché aiuta l'algoritmo a far capire che è un video che spacca, che di conseguenza lasciatelo veramente. Allora lì ha capito che andare contro il mistico Octi non era una cosa buona. E così Aiden ha capito bene che non poteva continuare per quella strada lì, anche perché ormai non lo seguiva più nessuno. Tutti i bambini chiaramente credevano più a me che a lui, anche perché si rendevano conto che i glitch che facevano non funzionavano mai. E così Aiden ha deciso di parlarmi. Ha deciso di parlarmi per dirmi qualcosa. Io inizialmente, quando voleva parlarmi, ho detto: io so già che questo cerca di fregarmi in qualche modo, magari vuole registrare
registrare tutte le cose che dico e usarle contro di me in qualche modo, tagliando le frasi come vuole lui, eccetera eccetera. Quindi non mi fidavo proprio tanto. E invece quando ci mettiamo a parlare, lui mi sorprende. Mi sorprende perché lui mi ha detto che non voleva fare più video fake. Così abbiamo parlato. E all'inizio io non ero tanto convinto. Ho detto: questo vuole che io dica che lui non fa più video fake. E poi in realtà torna a farli. Però ho capito che comunque in realtà lui voleva fare veramente i video non fake. Così gli ho detto: guarda, io non è che posso fare un video un mese dopo che tu faccia i video fake e dire adesso non li fa più. Siccome non mi fido di te, non voglio rovinare comunque la mia credibilità, visto che se io dico una cosa poi tu fai un'altra, la gente si fida di me e quindi rovino la mia credibilità. Adesso tu passerai dei mesi dove farai solo video belli. E se effettivamente è vero e fai video, diciamo, non fake, allora io sarò felice di fare questo video. Per questo inizio di video ho detto: io questo video non lo volevo fare, perché io pensavo che lui mi voleva fregare. E invece mi sono ritrovato a doverlo fare questo video, perché lui alla fine veramente si è messo a fare i video fatti bene. E quindi di conseguenza io vorrei dirvi che se voi eravate dei fan di Aiden e adesso non lo seguite più perché una volta lui portava video fake, io vi dico: passate dal suo canale a dare un'occhiata, perché adesso non li porta più. Parola di Octi. E soprattutto io sono sempre convinto che anche se uno sbaglia in passato, non per forza debba sbagliare in futuro. Cioè, io sono convinto che l'umanità può essere perdonata. Capita a tutti di sbagliare, capita a tutti di capire i propri errori. E voglio dare un messaggio a tutti voi che volete fare i video fake per crescere. So che i video fake vi faranno crescere, ma vi faranno crescere con un pubblico che una certa non si fiderà più di voi. E soprattutto nessuno youtuber serio, a parte quelli fake come voi, vorranno mai avere a che fare con voi, perché nessuno vorrebbe legare se stesso, la propria immagine, la propria credibilità ad una persona fake. Nessuno vorrebbe. Nessuno. Vabbè, bot come la Madonna, però vabbè.